Sottosegretario, oggi lei è arrivato in Sicilia, però è arrivato senza treno, è un segno? È un segno che le infrastrutture siciliane devono migliorare. Se noi avessimo portato il treno del PD sui binari regolari della Sicilia, avremmo probabilmente costretto alcuni treni dei pendolari a fare ritardo ancora. E quindi di conseguenza ci è sembrato più giusto rispettare la situazione molto precaria che c'ha l'infrastrutturazione siciliana. Contemporaneamente noi abbiamo messo un sacco di soldi quando ero al governo nelle infrastrutture siciliane, ma tantissimi davvero, solo che i cittadini ancora non li vedono, perché vedono dei cantieri. Anche qui oggi mi chiedevano a che punto siamo dell'Agrigento Caltanissetta, in questo caso stradale. Vedono tanti impegni a parole, ma ancora non vedono le realizzazioni. Purtroppo per passare dai progetti ai fatti occorrono anni in Italia, anche in ragione dei ritardi burocratici, e tuttavia qualcuno i soldi finalmente li ha messi, perché sarebbe facile stare a continuare a piangersi addosso e non fare niente. Noi qualcosa abbiamo fatto, soldi li abbiamo messi, ma non c'è dubbio che la questione infrastrutturale in Sicilia sia all'ordine del giorno, per le strade, per le ferrovie, per la banda larga, per gli impianti di bonifica e di depurazione e naturalmente per i porti e gli aeroporti, che sono una priorità assoluta. Presidente, lei oggi è venuto per vedere le cose belle dell'Italia, cosa ne pensa di questa struttura? Io sto visitando realtà diverse, non soltanto cose belle. Abbiamo toccato in questa tappa, che mi pare sia la 102esima, adesso ho perso il conto, mancano le ultime, con la Sicilia chiudiamo un viaggio in tutte 106 le province. Ho visitato stamattina un centro che lotta contro la tratta, la violenza, la schiavitù delle donne. Abbiamo visto in provincia di Enna un turismo diffuso, andremo dai ragazzi di Addio Pizzo e nella scuola nel quartiere Zen a Palermo, e poi ancora a scuole, a Marsala, le cantine, domani con le cantine di Donna Fugata, domani con il ministro Orlando Agrigento in memoria di Livatino. Cioè abbiamo tante tappe diverse, le ragazze del basket di Ragusa, realtà che lavorano nel mondo industriale, ci sono tante dunque storie diverse. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è ascoltare, in particolar modo qua sono rimasto molto colpito dalla forza, dal sorriso, dalla professionalità, dalla competenza dei ragazzi di questa impresa sociale, che gestiscono con passione un punto che non è soltanto un ristorante, ristora il corpo, ci si nutre, io ho mangiato bene, ma dove ci si nutre anche soprattutto di valori, di speranza.